L'occasione per ringraziare sin da ora tutti gli intervenuti e in particolar modo la signora Rossella. Ringrazio Rossella perché non solo per aver condiviso questa presentazione con la casa editrice che rappresento, ma soprattutto per essersi affidata un po' di tempo fa alla mia casa editrice, che è una casa editrice molto giovane, ha 7 anni di vita, che è nata con una grandissima vocazione verso la poesia e la narrativa della mediterraneità. Però quando Rossella è venuta e mi ha fatto conoscere Giulio Rapposelli, anche attraverso, che non ho avuto il piacere di conoscere personalmente, però poi in seguito ho conosciuto anche attraverso il racconto e la stima di tantissime persone che invece lo hanno conosciuto, non potevo assolutamente non pubblicare la sua opera, perché è un grandissimo segno di incoraggiamento per la mia giovane impresa e perché è questa pubblicazione, seppur sia un libro molto piccolo, ma è molto incisivo, molto intenso e ripropone al lettore una serie di interrogativi che sono stati naturalmente affrontati in passato ampiamente, ma sono estremamente attuali. Quindi è un libro che ha una sua attualità e aiuta il lettore a orientarsi in alcune questioni fondamentali che sono sicuramente fanno parte della complessità di questo mondo contemporaneo. Come ho detto prima, è un breve testo, ma è un testo che può essere definito una confessione a cuore aperto, senza avere quelle pretese rigidamente accademiche, ma appunto si rivolgono, hanno la capacità di rivolgersi sia a un pubblico specialistico, ma anche a chi segue semplicemente con dinamismo quella che è la vita intellettuale, della nostra contemporaneità. Quindi può essere definito una sorta di testamento morale o spirituale di Giulio Rapposelli che ha avuto una grandissima esperienza, un grandissimo percorso da scrittore. Lui stesso in questo libro definisce questo lavoro un lavoro che è nato da un complesso di idee, intuizioni e riflessioni che ha maturato nel tempo e che aveva in mente in modo disordinato e che gli capitava di sostenere occasionalmente nelle discussioni su questo argomento. Naturalmente ci sono delle tematiche molto importanti che vengono affrontate e gli fa proprio il concetto di età della ragione per stimolare appunto il lettore su alcune questioni che sembrano solo apparentemente superate e ripropone l'eterno dilemma tra la fede in Dio e la religione, o meglio tra sistema religioso intesa proprio come questa conoscenza cosmogonica che per molto tempo ha orientato anche l'azione politica e comunque le percezioni del mondo dell'individuo, individuo o collettività che sia. Quindi Rapposelli in questo piccolo libricino ha questo merito di recuperare la religione, o meglio intenderla quale sistema e quindi quale elemento, tra virgolette, di antropopoiesi, cioè di formazione dell'uomo, della sua cultura, ed è un tema estremamente attuale se pensiamo anche che questo grande paradigma della secolarizzazione, no, che è stato quasi un paradigma imperante per tanto tempo, è un pochino, soprattutto ai giorni nostri, entrato in crisi con questo fenomeno della rinascita del religioso o comunque di questo scontro, confronto tra vari sistemi religiosi culturali. Naturalmente in questo saggio subentra poi il concetto di ateo, che è lungi dall'essere definito un reietto, una persona che non è portatrice di valori, ne recupera in questo saggio tutto il valore umano e spirituale che Giulio Rapposelli, insomma, ne è una testimonianza e se ne fa tramite. Quindi perché ho voluto pubblicare questo lavoro? Ovviamente non entro nel merito perché ci sono degli ottimi relatori che anzi mi pongono un atteggiamento di ascolto, perché da un punto di vista editoriale la mia casa editrice è incentrata su quelle pubblicazioni che non vogliono tanto essere un diversivo o comunque un
una letteratura che poggia la scrittura soltanto su un criterio di piacevolezza, ma vuole anche promuovere quella letteratura impegnata anche attraverso la forma saggistica che possa portare dei contenuti edificanti o comunque orientare il lettore e aiutarci a orientarci appunto a stimolare la riflessione in questa contemporaneità che è sempre più complessa, per cui l'editoria come un filtro che possa in qualche modo aiutare e accrescere quello che è il nostro immaginario collettivo. Quindi grazie, era soltanto un saluto, ringrazio di nuovo la signora Rossella per aver condiviso anche questa presentazione con la mia casa editrice, un grande segno di incoraggiamento. Grazie. Passo la parola a sì. Questo. E mi aggancio alle parole di Valeria, di Felice e ringrazio la famiglia Rapposelli per avermi invitato a presentare il libro di Giulio. E, Giulio, un caro collega, ma prima di tutto un caro amico. E nel momento stesso in cui ho cominciato la lettura di questa sua opera ultima, è come se mi fossi trovata immersa in un remake di una caratteristica, proprio di un tratto di Giulio, e che mi piace condividere con voi in sala, essendo insomma qui in sala presenti moltissimi amici di Giulio, ed è quello di questa sua capacità di riuscire ad aprire delle finestre di dialogo con l'interlocutore, e quindi di queste lunghe conversazioni pomeridiane su temi che riguardavano proprio aspetti anche proprio dell'esistenza dell'uomo. E in questo libro ho ritrovato proprio questa finestra di dialogo che Giulio ha voluto portare avanti con l'interlocutore su temi importanti che si collocano in uno spazio particolare della nostra esistenza, e quindi diciamo che utilizzando appunto il termine in cui Giulio apre questo libro, che è quello dell'età della ragione, direi che questo testo si colloca proprio in uno stadio che, seguendo la linea di quello che è un famoso psicanalista junghiano parlò in una sua opera del 1930, stadi della vita, collocò nella terza e quarta vita, dove praticamente ci ritroviamo a confrontarci con un'interrogazione rispetto a tutto quello che è un investimento che abbiamo compiuto della nostra vita, sotto la spinta poi anche della maturità sessuale, che ci porta poi comunque a cercare di raggiungere degli obiettivi e costruire delle vie. E in questo libro io ho trovato un grande spirito libero, uno spirito libero che nasce proprio da un coraggio di ricerca di se stessi, e questa ricerca di se stessi è una ricerca libera, perché è una ricerca che va al di là di quello che può essere il nostro rapporto con la nostra famiglia, o quello che può essere la nostra eredità genetica, o quello che può essere, diciamo, il nostro destino. Ed è questa una grande libertà, un grande atto di coraggio. E nel libro praticamente vediamo come vediamo nel libro come in realtà emerge una visione matura di quello che può essere il rapporto dell'uomo con il divino, con la spiritualità, in questa ricerca di fede, ma anche di apertura e di ipotesi di una visione atea. E in questa maturità, che in realtà si distingue da un'adultità, possiamo definirla una parte collegata al fatto che spesso noi seguiamo una via in cui ci affidiamo un po' alla nostra crescita biologica e non ci interroghiamo. E Giulio parla, appunto, utilizza spesso questo termine che ritorna nel suo libro, di consapevolezza. E in questo
questa consapevolezza lui effettivamente vuole portare verso un'interrogazione di come molte volte noi ci affidiamo alla fede, e questa fede che poi è mossa da un sentimentalismo e da una visione quasi di protezione, dove spesso non ci affidiamo anche a quelli che sono dei riti, ci affidiamo a quelle che sono delle regole, no? Anche della religiosità, senza sapere nemmeno esattamente di che cosa stiamo parlando, di quella che può essere la simbologia che detiene poi dietro tutto questo filone religioso e teologico. E quindi, ecco, insomma, sarebbe bello appunto poter anche con voi conversare e quindi poi aprire anche un dibattito su questi temi estremamente importanti, perché spesso ci ritroviamo, diciamo, volte a compiere delle scelte, delle decisioni nella vita che non sono poi sempre accompagnate da una profonda consapevolezza. E dico questa cosa proprio così perché è una cosa che mi è successa poco tempo fa e quindi mi ha profondamente colpito di quanto a volte noi assorbiamo determinati simboli senza neanche interrogarci del perché. E chiedo in sala proprio se alcuni di voi sanno qual è il significato dell'uovo di Pasqua. No? Che cosa rappresenta? E scopriamo che praticamente quasi nessuno lo sa, i bambini lo collegano alla cioccolata, ma in realtà è una simbologia molto importante. E questa è una nota che Giulio riporta nel suo libro, cioè come invito a ricercare, perché nel momento stesso in cui ci interroghiamo con la nostra esistenza dobbiamo anche sapere che cosa abbiamo davanti, quindi porci rispetto alla vita attraverso anche un rapporto logico, razionale, scientifico e intuitivo. E quindi, per darvi questa risposta, in realtà l'uovo di Pasqua nell'ambito del cristianesimo, una cosa che sono andata a leggere pure io, onestamente, perché non lo sapevo neanche io questa cosa. Una mia paziente catechista portò questo problema dei bambini che non sapevano che cosa era l'uovo di Pasqua, e lì nacque questa interrogazione, che neanche io lo sapevo che cosa era l'uovo di Pasqua. E vengo a scoprire che l'uovo di Pasqua praticamente è il simbolo della risurrezione di Gesù Cristo, ossia l'uovo, sappiamo nelle tradizioni, nelle culture, che è un simbolo, un oggetto di vita. In questo caso il sepolcro di pietra sarebbe un qualcosa che è inerme, cioè che non significa nulla, no? Di niente di che. Come l'uovo può essere rappresentato da un sasso che non rappresenta nulla, ma che invece poi da questo sepolcro contiene il corpo di Cristo e c'è la risurrezione, quindi anche l'uovo contiene la vita, e da qui poi viene preso come simbolo della religiosità, come simbolo della risurrezione. Questo per dire che nel libro ho riscontrato molti riferimenti di Giulio a questa inconsapevolezza, no? Di chi si pone rispetto, diciamo, al rapporto con il divino, con quello che può essere una conoscenza anche proprio del proprio esistere e della fede. E quindi in questo libro c'è questo percorso che viene comunque portato avanti da Giulio, molto interessante, dove lui praticamente, attraverso uno studio della storicità delle religioni, svolta in una maniera molto, molto sintetica e molto interessante, e lui arriva poi all'interpretazione del suo concetto di ateismo. E questo concetto di ateismo lui lo definisce umanismo, ed è interessante proprio vedere come lui ci arriva a questo percorso, a questa conclusione. E io adesso do un'interpretazione rispetto a quello che può essere una mia visione di psicologa, psicoterapeuta, perché diciamo che questo libro ha una matrice filosofica, teologica molto, molto forte, molto spiccata. E quello che lui fa di riferimento è partire dal fatto che il rapporto con la spiritualità non intesa tanto come spiritualismo e quindi non come un rapporto con il magico, ma una spiritualità intesa proprio come energia.
E quindi si ricollega a quello che era un rapporto delle culture primitive con, il loro, con la forza della natura. Quindi vediamo che nelle culture primitive c'era questo concetto dell'animismo e quindi questo riconoscere nella natura una forza che poi a un certo punto diviene vissuta come uno spirito e da uno spirito diviene praticamente come qualcosa di sacro al quale poi iniziava questa sorta di adorazione. E Giulio riprende, almeno questa è la mia interpretazione, perché questo è un libro che diciamo può avere diverse letture interpretative, però questo è il percorso che io ho cercato di compiere nella lettura del libro di Giulio, che praticamente lui fa questo passo indietro e dice ok, io voglio partire da questo rapporto dell'uomo primitivo con la forza della natura. La forza della natura che è, praticamente ci ricollega a quello che è il nostro rapporto con l'universo, perché in realtà l'uomo e l'universo sono tutt'uno. E lui si rifà quindi a quella che è la meccanica quantistica e quindi alla, diciamo alla visione di Einstein, che dice appunto che l'energia è vibrazione, la vibrazione è energia, quindi la materia viene collegata all'energia. Quindi attraverso praticamente un rapporto profondamente spiccato con ciò che è scientifico, quindi con un pensiero logico scientifico che chiede una verifica reale dei dati e che quindi toglie di mezzo tutto ciò che può essere non verificabile e di non spirituale, inteso proprio come spiritualismo, come magia, come paranormale, come qualcosa che possiamo non dimostrabile. E lui praticamente fa questo collegamento e dice io, almeno questa è la mia interpretazione, riconosco nella natura una forza enorme e quindi poiché la natura ha questa energia e questa energia è materia, il mio ateismo è un ateismo che si ricollega a un aspetto di umanismo. Quindi è una visione che poi va a trascendere verso l'amore e quindi un amore verso la natura. Quindi passiamo da un individuale a un collettivo. Quindi è molto interessante come, diciamo come lui arriva a questa conclusione, però ribadisco che è una conclusione che io sono arrivata operando delle mie riflessioni, perché naturalmente poi terrò molto anche a quella che è la visione di Marcello Rinaldi, che diciamo come esperto, insomma anche lui filosofico, ci potrà dare anche una visione, no? Come rappresentante dell'Associazione degli Atei, una visione anche altra, perché questa è un'interpretazione possibile. E quindi ecco, questo libro è un libro che mi ha colpito anche proprio per la semplicità del linguaggio e quindi anche per chi non è addentro alla materia della scienza o alla materia della filosofia e della teologia, ha modo effettivamente di operare delle riflessioni che ci portano appunto a pensare, no? A compiere dei pensieri su questo ateismo. E poi ecco, insomma, l'aspetto poi legato a un riconoscimento che nel pensiero scientifico c'è anche un collegamento, no? Con l'intuizione. E l'intuizione è quello che ci consente di andare a vedere anche un pochino oltre, no? Rappresenta un po' il terzo occhio che ci può consentire di guardare oltre il simbolo. E quindi diciamo in quella che poi diciamo è la quantistica, possiamo trovare proprio una forma di ateismo che ci dà proprio questa visione umana. Prego.
Sì. Esclusivamente un razionalista oggettivo, poiché la dimensione spirituale può essere presente in ogni persona, sia essa atea o credente. Una spiegazione in proposito può essere data dal fatto di essere inconsciamente consapevoli di far parte dell'universo e dell'assoluto. La possibilità di vivere l'esperienza spirituale è solo in relazione al fatto di essere per indole attrezzati. Ciò può valere anche per l'ateo evoluto, consapevole, che pure intende restare ancorato con il pensiero e il comportamento all'oggettiva esperienza del reale e della scienza. Ma che cos'è la spiritualità, lo spirituale? Tralasciamo volutamente alcuni significati della parola spirituale nella sua accezione ritenuta impropria in questo contesto, quale il pensiero, la condizione delle idee, quello relativo alla pratica religiosa, oppure la formale comunione spirituale dei credenti nei riti sacri. Ne intendiamo per spiritualità il trasporto estatico delle monache nell'adorazione di Cristo che si considerano sue spose, la cui esperienza altro non è che trasporto erotico sublimato. Idem dicasi dell'adorazione della Vergine da parte dei frati e prelati e neppure il sentimento di trascendenza che nella preghiera ha il laico per una qualche divinità. E ciò perché sono inappropriati i destinatari cui essi fanno riferimento. La spiritualità non consiste nella credenza in un Dio, non è la pratica religiosa che ne esprime la fede. E ciò perché Dio è una invenzione culturale dell'uomo, una sua proiezione, mentre l'assoluto universo e l'energia che lo compenetra sono sempre esistiti e sono concreti e oggettivi, poiché sono il risultato dell'intuizione profonda della ragione e dell'esperienza scientifica. Adesso do la parola a Giacomo Rinaldi, che di ateismo non dovrebbe sapere. Oddio, sono un umile socio UAR, Unione Ate, che penso voi conosciate. Vabbè. Io la butto un po' sul pratico. No, innanzitutto volevo raccontare un episodio. Siccome Margherita Hack è stata nostra presidente onoraria, io ho avuto la fortuna di conoscerla, un giorno le ho domandato, ma secondo te ma che cos'è l'anima? E lei mi rispose, l'anima è il cervello. E quindi in questa risposta c'è tutto, secondo me. Perché il cervello ci mette in collegamento con la natura, con l'universo, e con tutte le nostre emozioni, le paure, le gioie, i dolori, l'amore, quindi eccola là, insomma, il cervello è la nostra spiritualità, quella degli atei.
Dicevo, la butto sul pratico perché noi siamo evoluti, insomma io mi ritengo un ateo un po' evoluto, nel senso che noi abbiamo fatto, noi insomma, noi siamo noi che facciamo parte di questa associazione, abbiamo fatto un po' una scelta, quella di essere atei, quindi non è una cosa così. Dice, oggi non c'ho niente da fare, faccio parte dell'UAR, ma siamo evoluti, consapevoli e io aggiungo anche praticanti, cioè noi pratichiamo l'ateismo, cioè diffondendo naturalmente la cultura atea, abbiamo, c'è una casa editrice che si chiama Nessun Dogma, quindi traducendo libri che, su questo tema che in Italia mancano completamente e cercando di arginare un pochino quella che è secondo me una deriva clericale, confessionale di questo paese. Purtroppo l'essere umano è spinto a credere in un Dio. Io sono stato spesso nel sud-est, ogni anno vado nel sud-est asiatico. In Thailandia, per esempio, il 98% delle persone è buddista, però vedo che fanno nei templi buddisti, vedo che fanno più o meno le stesse cose che facciamo noi, che fanno gli ebrei, che fanno i musulmani nelle moschee, si tolgono le scarpe pure loro, si inginocchiano, insomma, non c'è il prete, c'è il monaco, quindi l'essere umano sente il bisogno di prostrarsi, di inginocchiarsi, non c'è niente da fare, anche perché, insomma, la condizione che vive è un po' meschina, non sappiamo perché siamo nati, non abbiamo chiesto di venire al mondo, soprattutto non sapremo quando moriremo, io potrei morire anche tra 2 minuti uscito di qua, speriamo di no. E non sappiamo quando, ma anche se lo sapessimo sarebbe pure peggio, credo, no? Se sapessimo quando moriremo sarebbe peggio. L'attaccamento alla vita, dovremmo domandarci perché siamo attaccati alla vita. Ma perché la vita è bella comunque. E quindi l'uomo non sa niente, poi ha paura della sofferenza, perché magari uno non muore, ma gli viene un male che insomma purtroppo lo tiene a letto magari inchiodato per 10 anni. E quindi noi abbiamo voluto essere un po' praticanti, cioè appunto arginare questo stato confessionale, perché qui in Italia è tutto un po' un miscuglio, perché chi è ateo non è ateo veramente, chi è credente lo è fregandosene abbastanza, come anche dice il libro, andando a messa Natale, Pasqua, facendo il battesimo per i figli. Ho conosciuto moltissime coppie quando facciamo i banchetti per strada che dicono che hanno battezzato i figli perché sennò i suoceri non davano il regalo per il matrimonio, insomma, per il battesimo. Quindi siamo un paese un po' così, di gente poco convinta, sia nell'ateismo che nel credere comunque. E abbiamo questi riti e quindi ci siamo domandati, insomma, che volevamo un paese un po' più laico, anche perché non è possibile che una persona inchiodata a letto con un respiratore per morire debba andare in Svizzera. Oppure per aspettare una legge sulle unioni civili bisogna aspettare 30 anni per avere una legge poi molto clericale, perché praticamente fa riferimento all'articolo 2, cioè alle formazioni sociali specifiche, cioè chi fa 2 uomini o 2 donne che fanno un'unione civile danno vita a una formazione sociale specifica, perché la famiglia è una cosa non si può toccare la famiglia, è una cosa sacra. E quindi noi vogliamo un po' creare una differenza tra credenti e non credenti. I non credenti affidano la loro vita naturalmente alla loro coscienza, si autodeterminano, il credente si affida alla volontà di un Dio. E quindi a noi ci piacerebbe che ci fosse un po' questa divisione, questa separazione tra le due cose, non fosse tutto così molto, molto confuso, molto, molto vago, perché questa vaghezza dà poi origine appunto a uno stato così clericale, piegato alla volontà di una chiesa che secondo me di spirituale, nel nostro caso la Chiesa Cattolica, per parlarci chiaro, che di spirituale secondo me ha ben poco, insomma, molto attaccata al denaro, al potere, all'8 per 1000, ai vantaggi che le dà il concordato, e veramente molto poco spirituale. E quindi secondo me l'essere umano non ha bisogno di nessun Dio, perché trova in sé tutte le forze per poter, forze pratiche, spirituali, per poter vivere. Ecco, questo è tutto.
No, voglio intervenire subito perché mi voglio ricollegare a quest'ultima parte che ha letto e commentato Rossella, no? Dopo aver letto il libro di Giulio, mi è capitato di leggere un saggio di Vito Mancuso, che penso conoscete tutti, un teologo laico un po' fuori dagli schemi, un saggio molto interessante e anche ponderoso, che si chiama Dio e il suo destino. Fa tutto un excursus sulla religione, la patristica, il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, distrugge in un certo senso l'idea di Dio che è stata costruita dalla Chiesa, dal potere, ci dà anche un sacco di informazioni, essendo uno studioso insomma sicuramente di grande profondità, su le scritture, le contraddizioni delle scritture, le verità e non verità, aneddoti di tutti i tipi, insomma. Quindi io sono un socio UAR e comunque ho ritenuto la lettura molto interessante, no? Per esempio, per dirne una, no? Quando lui parla di Costantino, mi sembra, il Consiglio di Nicea, dove c'era lo scontro fra la Trinità, no? Accettare Dio come essere uno e trino, oppure il concetto di Dio unico, no? Ci fu uno scontro che non fu solo teologico, no? Che poi durò anche per centinaia di anni, insomma. Vide anche gente mandata a rogo, scomunicata, insomma, perché era un argomento molto... Ma non solo a livello teologico, l'imperatore era contrario all'idea della Trinità. Perché era contrario all'idea della Trinità? Perché se Dio era uno, assoluto, eccetera, il modello dell'imperatore unico, un uomo al comando, invece la Trinità gli rimescolava un po' le carte in tavola e quindi non gli piaceva tanto, insomma, no? Questo per raccontare una piccolissima cosa delle tante informazioni, osservazioni che appunto sono in questo libro. Dopodiché, a un certo punto, si arriva a parlare di ateismo, no? E qui, come dire, io qualche dubbio me lo pongo perché verso la fine di un trattato anche così sfaccettato, interessante, ricco di informazioni, di smitizzazioni, eccetera, si liquida la faccenda veramente in maniera, secondo me, subdola, insomma, direi quasi, no? E vi leggo qualcosa. L'ateismo si divide in due possibilità teoretiche molto diverse tra loro: l'ateismo nichilistico o materialistico, che nega la trascendenza, e l'ateismo spirituale. Ora, per ateismo spirituale lo lasciamo da parte, perché lui considera una specie di ateismo religioso che però non si fa a un'entità divina, un po' buddismo, gianeismo, ma a un'entità totale, insomma, cioè una specie di religione senza un Dio, no? Quindi parliamo di ateismo nichilistico o materialistico, che sarebbe un po' l'oggetto della nostra discussione di oggi. Negando l'esistenza di un principio divino rispetto al mondo e quindi ogni forma di trascendenza, l'ateismo nichilistico è, a mio avviso, necessariamente condotto a negare il primato dell'etica, del dover essere ideale rispetto all'essere reale, e questo è per me il suo più grande limite. Se infatti non c'è altra realtà che questa, governata dalla forza, perché mai il bene e la giustizia dovrebbero considerare come costituzionalmente superiori rispetto al male e all'ingiustizia? Chissà perché. Poi, insomma, un contentino ce lo dà. Ovviamente non voglio affermare che coloro che abbracciano teoricamente il modello dell'ateismo nichilista siano persone prive di etica, anzi, tra loro conosco persone esemplari, e fortuna. Però, ecco, questa è una critica che penso sia molto, perché l'ho sentita già altre volte, cioè se non c'è Dio, se non c'è una visione spirituale che si rifà a una religione, non può esistere un'etica, e quindi la vita si riduce a una specie di lotta di tutti contro tutti, addirittura anche il diritto
fatto, secondo Mancuso, ne verrebbe coinvolto, in quanto diventerebbe il regno della convenienza, insomma, no? Ecco, mi sembra che, ecco, in tutto questo saggio, fra l'altro interessantissimo, questa parte sia assolutamente superficiale e carente, e in questo appunto vedo comunque una risposta o comunque una riflessione più approfondita nel capitolo sesto del libro di Giulio, che parla di un'etica laica esclusivamente umana, in cui appunto non è che nell'assenza di Dio non c'è un'etica, anzi si ripropone, e anche con maggior forza, il senso dell'autostima e del valore collettivo dell'etica, insomma un'etica terrena, non utilitaristica o rifatta a un mondo superiore, no? Dice Giulio: ora, per vera convenienza non va inteso quel tipo di vantaggio personale conseguente a un nostro comportamento miope relativo alla convenienza immediata, personale, ma quel vantaggio finale a lungo termine conclusivo del nostro agire. Ecco, io penso che in questa riflessione che è svolta in quest'ultimo capitolo del libro di Giulio, ecco, sia necessario rifletterci e forse anche approfondirla, insomma, svilupparla ulteriormente, ecco, perché, ecco, non può essere una critica ragionevole, fondata e che viene continuamente riproposta contro chi, insomma, in maniera razionale, insomma, rifiuta o ha rigettato un'idea di Dio e del divino, non può essere una critica quella che in assenza del riconoscimento del divino non può esistere un'etica, ecco. Tutto qua.